Ciao a tutti da Rita e come vedete non sono in cucina. Mi trovo esattamente sulla spiaggia, in riva al mare, come ho fatto, diciamo, negli ultimi auguri di fine anno che vi ho trasmesso. Ho scelto questo posto perché quando vi voglio, parlare direttamente, dal mio cuore al vostro cuore, scelgo sempre un posto che per me è fondamentale. Che mi aiuta nella riflessione, che mi aiuta, che mi ispira. Ecco, ispirazione è la parola giusta. Oggi sono qui per farvi i miei auguri di Pasqua. Negli ultimi mesi molte cose sono cambiate nella mia vita. Ho tanti amici in più perché mi permetto di dire che veramente tantissimi di voi sono diventati parte della mia esistenza, sono diventati parte della mia vita. Voi fate parte della mia vita. E certo, il mio profondo desiderio sarebbe che io facessi parte della vostra, ma insomma, questo lo saprete soltanto voi. Oggi voglio fare con voi una breve riflessione, no? Noi celebriamo la Pasqua e la Pasqua rappresenta la resurrezione. Io, parlando di resurrezione, vorrei dirvi che uso un sinonimo, no? E uso la parola rinascita. Oggi vi invito, e io l'ho già fatto nei miei confronti, a rinascere. Come possiamo rinascere? Conoscendo tanti di voi e scrivendo continuamente, scambiandoci me e voi continuamente mail, ho scoperto tante realtà, ho scoperto tante storie e sono cresciuta tanto perché quando tu conosci altre realtà, automaticamente rifletti e cresci. Io oggi voglio invitarvi, insieme a me, perché lo dobbiamo fare insieme questa cosa, a rinascere. Come si può rinascere? Io uso il mio modo per rinascere, no? Uso il sogno. Voi direte, ma perché il sogno? Il sogno mi aiuta. Nei miei momenti difficili, io cerco di non abbattermi e allora chiamo il sogno ad aiutarmi, sogno ad occhi aperti, sogno qualcosa che voglio fortemente realizzare. Parliamo proprio a 360 gradi nella vita, e non parlo soltanto, diciamo, di obiettivi lavorativi, parliamo proprio della nostra vita. E come posso realizzare il mio sogno? Credendoci, no? Io voglio credere che i miei sogni si realizzino e io voglio dirvi una cosa che io faccio. Bisogna sognare in grande, non bisogna avere paura di sognare perché i sogni a volte spaventano. Ci viene alla mente di dire oddio vorrei fare questo, vorrei, ma ho paura. Ecco, la paura mettiamola da parte perché non ci serve a niente, piuttosto ci frena, ci blocca. Quindi togliamo la paura e guardiamo soltanto alla nostra rinascita, sognando e sognando di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati, però con una consapevolezza molto importante. È una consapevolezza che io riassumo in una parola, sacrificio, perché dobbiamo essere consapevoli che tra il sogno e la realizzazione del nostro sogno dovremmo fare tanti sacrifici, dovremmo fare tante rinunce, ma questo non ci deve spaventare, anzi ci deve spronare. Quindi oggi i miei auguri partono veramente dal cuore. Io se potessi abbraccerei, non virtualmente, fisicamente, tutti voi, perché voi oggi siete la mia forza. Voi, e neanche potete immaginarlo, quanto mi siete di aiuto nei miei momenti di difficoltà. Dopo giornate di lavoro intenso, io anche a mezzanotte, l'una, ho voglia di rispondere ai vostri messaggi e ai vostri commenti. Ho voglia di girare una videoricetta perché so che voi per me siete energia positiva e io vorrei essere la stessa cosa per voi. Quindi vi chiedo, facciamolo insieme, rinasciamo insieme. Aiutatemi in questo, aiutiamoci in questo. E detto questo, io a questo punto non ho da dirvi altro che
buona Pasqua, serena Pasqua, felice Pasqua a voi, a tutti i vostri cari e a tutte le vostre famiglie. Vi abbraccio forte e vi voglio un mondo di bene.